cercherà di ritagliarsi il suo spazio nel corso del match. Può andare Fagioli con la battuta verso il cuore dell'area di rigore, e l'Italia che la sblocca con il colpo di testa di Lovato, che trova il tempo giusto, e l'Italia, minuto 19, che sblocca il punteggio. Ormai i falli, le punizioni e le palle inattive sono diventate fondamentali nel calcio moderno. Solite marcature, soliti blocchi che vanno a formarsi. Eccolo. Fagioli che va in porta e colpisce la traversa. Che soluzione improvvisa. Ottimo break da parte di Udoge. Cancellieri, siamo un 3 contro 2. Cancellieri pizzica la parte alta della traversa, la toccata a Nesheret. Occhio l'apertura per Kashuk, che può dare uno contro uno su Pirola. Kashuk cerca un filtrante, un rimpallo che gli dice bene. Durati non riesce ad opporsi con i piedi, e al 68esimo l'Ucraina trova il gol del pareggio con Kashuk. Udoge prova a spingere, pallone dentro, si può girare Colombo, e poi Oristagno che prende la traversa, porta vuota, ancora Colombo, anche il destro non è male, e l'Italia si riporta avanti con il gol del suo centravanti, 2-1. Anzi di Fabian, eccolo Oristagno che va al cross a cercare Colombo, che fa doppietta di testa per il 3-1. La festa è completa, serata da ricordare per Lorenzo Colombo. Fischia tre volte il signor Teuli, l'Italia vince per 3-1 contro l'Ucraina al Granillo. La firma nel primo tempo di Lovato, la doppietta di Colombo.